Mentre ancora il monte bruciava sopra Massarosa, il pensiero era alle piogge che sarebbero venute e che avrebbero portato a valle fango e detriti. Così è stato. Bozzano, Chiatri, le frazioni alle pendici del monte hanno vissuto una notte di acqua e una mattina di fango. È stato un temporale grosso e ha portato giù tutti i residui dell'incendio che c'è stato quest'estate. Allora si pulisce un po' la strada, almeno dove si può, via. È durato tutta la notte, Giuliana? Quasi tutta la notte, parecchio, sì. Un temporale tardivo, ma alla fine è arrivato e allora giù dei boschi sono rotolati a valle pezzi di alberi bruciati e massi che hanno intasato i fossi. L'acqua è esondata, invadendo strade e case. Ecco, lì si vede bene il livello a cui è arrivata l'acqua, quasi un metro di altezza. I detriti che scendevano da questa parte, dal monte, hanno invaso case e terreni. A 2 metri nell'entratura lì, sai? Però si erano intasati i tombini. Se quello subito stasati per poco il badile o la spada dell'andata e via. Questa è tutta roba che arriva dall'incendio. Arriva di lassù, vedi, guarda, c'è dei pezzi del coso. Si spala quindi per liberare il passaggio e si fa la conta dei danni, auto ammaccate e case da ripulire. Ovviamente se non c'era che aveva bruciato, probabilmente non eravamo a queste condizioni qui. E il terreno non assorbe più e tutta la roba che c'è la porta via e viene qua giù. Meno male che ha piovuto poco questi giorni, cioè, Ha piovuto, ma guardi dove arrivava l'acqua. Lei guardi il muro là. no, ma perché Guardi il muro là. Uno.